Buongiorno a tutti, siamo a Tribano in provincia di Padova in compagnia di Massimo Parolo. Abbiamo installato in Superbonus 110% un impianto fotovoltaico da circa 6 kW, due batterie Tesla, un'ibrida della Daikin per quanto riguarda riscaldamento, composto da caldaia e pompa di calore. Caro Massimo, sei in assoluto, te lo dico, il primo contratto fatto da Bioenergia ancora lo scorso giugno. Esatto. Complimenti e congratulazioni, perché vedo che è tutto ben installato e funzionante. Ti chiedo di raccontarci brevemente quella che è stata l'esperienza che tu hai avuto con Bioenergia. L'esperienza con Bioenergia è assolutamente positiva per un semplice motivo, che abbiamo preventivato l'intervento già a giugno, aspettando tutte le norme attuative, tutte le cose che tutti ormai conoscono, ed è stata veramente una bella avventura, perché a ogni passaggio c'è stato un aggiornamento, è sempre competente, e dal punto di vista tecnico io posso solo dire che sono molto soddisfatto. A livello installativo ci sono stati dei problemi, un problema fondamentalmente nell'installazione del sistema ibrido della Daikin. Ci vuoi raccontare cosa è successo brevemente e come e se soprattutto è stato risolto? Diciamo che il problema è sorto nel momento in cui si è dovuto togliere la caldaia vecchia, con tutti i residui ovviamente ferrosi che la caldaia ha nel bollitore e nei propri circuiti interni di acqua. La cosa si è risolta con un lavaggio particolare, il reintegro e il ripristino della parete, che alla fine risulta tutto quanto perfetto e nuovo adesso, senza problemi di residui di ruggine. E devo spendere due parole per rendere merito al tecnico che ha installato la parte elettrica di tutto l'intervento fatto da Bioenergia, perché è un ragazzo giovane, competente e che aveva una soluzione per ogni problema. Ho avuto un ottimo consulente che mi ha dato sempre ottime soluzioni e comunque ha ricercato le soluzioni più idonee per le mie esigenze. Grazie Roberto. Ti ringrazio Massimo. Un'ultima cosa relativamente ai monitoraggi: ho visto che in questi ultimi giorni ti stai adoperando anche dal punto di vista dell'app di Tesla. Siccome sono un appassionato di tutte le app che possono migliorare la vita di una persona nella propria casa, e fra un anno si passerà al mercato libero dell'energia, quindi per forza di cose noi abbiamo bisogno di un'app che ci dà diciamo una gamma di scelte diverse nelle opzioni avanzate per poter scegliere le varie fasce di consumo. Ti ringraziamo per averci dedicato questi 5 minuti di intervista, ti ringraziamo per averci messo la faccia e, come sai bene, quando vuoi sai dove contattarmi. Ti ringrazio, ciao Massimo. Ciao.